Inizia dalle campagne di Osdona, nel Tavoliere delle Puglie, la raccolta del pomodoro 2023. Siamo con Mario De Matteo, presidente di Coldiretti ed imprenditore agricolo, che ha dato il via questa mattina alla raccolta del pomodoro. Che raccolta si preannuncia? Beh, iniziamo questa raccolta con tante incertezze. La Campania è, in virtù di quelli che sono stati i fenomeni meteorologici dei mesi passati, quindi prima un mese di piogge incessanti, poi un mese di caldo torrido, fatto sì che la Campania sia un po' più tardiva del previsto, quindi è iniziata in ritardo con il picco di produzioni spostato più in là e soprattutto con un'incognita sulle rese. Non ci aspettiamo grandissimi numeri in virtù di proprio quello che è stato l'andamento meteorologico dell'annata. Anche per il pomodoro, rese basse, qualità invece? E la qualità anche qui molto ballerina, dipende molto dai cambi e soprattutto dipende molto dalla gestione delle fisiopatie, uno su tutti la peronospora e poi la gestione idrica, gli stessi lidi dovuti al grande caldo. Il prezzo finale per il consumatore? Il prezzo finale per il consumatore è difficile da stabilire in quanto poi le dinamiche di mercato prescindono da quello che è il reale compenso che gli agricoltori hanno sul pomodoro, in virtù degli scenari inflazionistici e dell'aumento dei costi di produzione, sia per quanto riguarda la parte agricola che la parte industriale. Si prevedono dei prezzi aumentati a scaffale, ma siamo appena all'inizio della campagna, è difficilissimo fare previsioni. Questo è un prodotto made in Capitanata, un pomodoro made in Capitanata che resta anche sul territorio perché voi conferite il pomodoro a Rosso Gargano. Sì, assolutamente, siamo una delle poche, se non l'unica filiera corta dal punto di vista del pomodoro da industria, quindi il campo che oggi qui viene raccolto in meno di 12 ore sarà come prodotto finito in fabbrica in Rosso Gargano. Tutto in fabbrica. Presidente, spesso la raccolta del pomodoro viene abbinata al fenomeno del caporalato. Sì, ahimè, è un cliché che ormai domina tutte le rassegne stampe e le notizie nazionali e non. In realtà ormai la gran parte della raccolta del pomodoro d'industria si fa in maniera meccanica, quindi con delle macchine che sono ben lontane da quelli che sono gli scenari della raccolta a mano del pomodoro e speriamo quanto prima di riuscire a svincolarci da questa nomea molto negativa e non verifica. Che non è come viene raccontata, vero? Sì, sicuramente qualche situazione c'è perché non possiamo generalizzare, però la gran parte delle aziende ormai sono meccanizzate e per contenere i costi e per fare qualità. Ma è vero che viene sempre più a mancare la manodopera? Sì, c'è sempre più un problema di manodopera endemica della provincia di Foggia e non solo in agricoltura. Trovare manodopera specializzata è sempre più difficile, in questo caso trovare persone che sappiano condurre delle macchine comunque tecnologicamente molto importanti come quelle per la raccolta del pomodoro non è facile. È iniziata la raccolta del pomodoro, una coltivazione che al pari con le altre ha dovuto fare i conti quest'anno con l'elevato costo di produzione. Nel suo caso, com'è andata? Allora, i costi di produzione sono rimasti quelli elevati, quasi dal 30-40% in più. Poi, guardando un'annata anomala come questa, che abbiamo avuto un primo periodo acqua freddo, un secondo periodo grande caldo, abbiamo avuto 15-16 giorni con 40 gradi in su e abbiamo dovuto davvero coprire oppure aumentare la parte idrica, che a noi costa tantissimo. Con l'attuale prezzo del pomodoro si riesce a compensare tutto ciò? Speriamo di sì, però siamo ancora bassi.